Buongiorno a tutti, quelli che i visualizzatori, i follower della pagina Il Mondo che c'è. Questa mattina sono qui a Lovere per fare l'intervista a riguardo la storia, la festa e l'importanza della fede per le sante Gerosa e Capitanio di Lovere. E sono in compagnia della sorella Suor Marisa che risponderà e che dialogherà con me a riguardo appunto questi eventi e questo santuario storico. Tante grazie intanto, Suor Sì, Marisa, prego, sono contenta. per l'intervento. Direi che si può cominciare con la domanda riguardo la storia del santuario e della nascita dell'importante progetto portato avanti dalle due sante. Allora, intanto carissimo Mauro, mi chiedi una domanda tanto grossa, perché il santuario è una costruzione, dedicato a Cristo Re dei Vergini e progettato dopo che le sante, adesso le chiamiamo sante, ma quando è stato progettato erano state beatificate, perché sai che il processo per riconoscere le virtù di una persona consacrata, cristiana, ha diversi gradi. Bartolomea era stata riconosciuta beata nel 1926 ed è stato lì che la gente di Lovere, come l'istituto che Bartolomea aveva progettato e poi Caterina, col nome di Suor Vincenza, aveva portato avanti, avevano pensato di avere un posto dove poter venerare le loro spoglie e avevano pensato a questo santuario. Poi anche nel 1933 era stata riconosciuta beata Suor Vincenza Gerosa, che chiamo Vincenza perché Vincenza è il nome che ha preso da consacrata quando ha fatto la professione, si chiamava Caterina. E quindi il santuario, che ha attualmente 84 anni perché è stato costruito tra il 1931 e il 1938, aveva appunto questo obiettivo di poter presentare a tutti, alla Chiesa, alla gente che passa di qui, la bella testimonianza, il bell'esempio di queste nostre due sante. Bartolomea aveva fondato l'istituto nel 1832, quindi non è da poco, ecco. Sono Bartolomea e Vincenza, due donne ormai di quasi 200 anni fa. Ma la loro testimonianza è ancora attuale e nella loro opera leggiamo quello che oggi il Papa nella Fratelli Tutti dice: quei tratti di gentilezza che aprono il cuore al bisogno dell'altro, che creano relazioni, che non lasciano indifferenti le persone. E assieme appunto a Bartolomea Capitanio, che era questa giovane maestrina di Lovere, si unì Caterina Gerosa, divenuta poi Suor Vincenza, sotto la guida di Don Angelo Bosio. Quindi queste sono le nostre tre figure. Alla Capitania appunto si attribuisce l'intuizione dell'istituto. Ecco perché, andando in santuario e guardandola così come è composta nell'urna, vediamo la Bartolomea Capitanio distesa con il velo bianco e in mano un cartiglio. Allora, il velo bianco perché Bartolomea Capitanio, che pur aveva ideato l'istituto, non è mai riuscita ad emettere i voti in un istituto religioso, perché 9 mesi dopo che con Caterina erano venuti ad abitare nella casa che è qui annessa all'istituto, che è la casa madre, Bartolomea è morta di tisi e ha lasciato la sua compagna Caterina da sola. Quindi il velo bianco dice anche questo:
avevano scelto un abito, le suore successive a Bartolomeo avevano scelto un abito comune alla gente del popolo, e quel velo bianco dice che Bartolomea non l'ha mai indossato quell'abito, perché è rimasta una ragazza consacrata privatamente, quella consacrazione che avevano fatto il 21 novembre del 1800, certo, cioè davanti ai sacerdoti della parrocchia, ma non davanti alla chiesa intera. E dicevo, le tre figure sono Bartolomea, Caterina Gerosa, che dopo la morte della Capitanio ha avuto un momento di scoraggiamento, perché di 23 anni più anziana di lei non aveva delle mire grandi, faceva carità, la chiamavano la sciura della carità, perché avendo possibilità di beni, lei con tanta discrezione, così come aveva imparato dalla sua famiglia del resto, non lasciava mancare nulla a chi glielo chiedeva. E proprio con l'aiuto di Don Bosio e del parroco di allora, Don Rossiciano Barboglio, si era unita a questa giovane con un po' di titubanza, perché lei stessa diceva: la Capitanio è l'aquila, io sono il bue. E si è trovata appunto da sola con quella giovane di Sellere che era venuta ad abitare con loro, quasi quasi voleva abbandonare questa idea dell'istituto fondato sulla carità, ma proprio per Don Angelo Bosio, che prima era stato cappellano qui, era un professore anche del seminario, poi era stato fatto parroco, insomma grazie anche all'incoraggiamento di Don Angelo Bosio, Caterina ha potuto portare avanti l'istituto fino all'approvazione da parte della Chiesa e fino alla diffusione, perché già nel 1860 l'istituto raggiungeva anche le missioni in India. Abbiamo sentito fino adesso per cui la nascita del progetto, la storia del progetto creata dalle due carissime sante, ma non abbiamo ancora sentito per l'appunto la fondazione dello stesso santuario, un santuario non solo visitato annualmente da tantissimi italiani, da tantissimi turisti italiani, ma in occasione del giorno della festa del patrono anche da tanti stranieri, da tanti turisti dall'estero. Sì, sì, è vero. Allora, le nostre due sante, Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa, sono insieme a San Giorgio le patrone di Lovere e anche di tutta la zona pastorale di questo Alto Sebino. Il santuario a loro dedicato è il santuario voluto appunto dopo la beatificazione ed è stato progettato da un monsignore della Curia Romana, Monsignor Spirito Maria Chiappetta, il quale così ha ricevuto la commissione dall'istituto di progettare questo santuario, che ha dedicato principalmente a Cristo Re dei Vergini. E tu che sei entrato avrai senz'altro visto che la pala dell'altare, sulla pala dell'altare campeggia questo giovane, questo Cristo risorto giovane, così luminoso, con la sua veste dorata, nell'atteggiamento di con le braccia aperte, nell'atteggiamento di incoronare le nostre due sante che si trovano in alto alla scala assieme ad altre figure femminili. E la corona a queste due sante affrescate sulla pala veramente è stata posta nel 1950, quando da beate sono state canonizzate. Nel 1950 era il 14 maggio. Adesso la festa patronale la facciamo il 18 maggio. Cosa dire di questo santuario?
Il progettista aveva intanto pensato a vari cioè progetti, insomma, ne aveva proposti diversi alle suore predisposte a questo nell'epoca. E le suore hanno voluto che il santuario fosse un prolungamento della prima casa madre. Era una collocazione anche affettiva, perché sul santuario attuale si affaccia proprio la finestra della camera dove Bartolomea era morta. Quando si è ammalata di tisi, l'avevano collocata nella casa di questa villa che avevano acquistato, una villa dismessa che aveva subito degli incendi, e questa stanza dove l'hanno collocata era la più idonea per collocare una persona con febbre, con la tisi, Malata. perché era rivolta verso sud, era una camera calda, e quindi vedere il santuario come un prolungamento era effettivamente caro alle suore, anche se la collocazione non era tra le più stabili, perché il santuario purtroppo è proprio in linea con il Monte Cala, che è il monte che abbiamo qui sopra, dove c'è il santuario di San Giovanni, che il nome stesso dice Cala. Infatti ci sono delle vene gessose, delle instabilità che hanno creato purtroppo subito dei problemi al santuario, per cui già dal 1951-1952 si è messo mano a delle opere di consolidamento che sono arrivate ad avere una conclusione veramente importante e soprattutto di una maestria di ingegneria, di edilizia, nel 2000 circa, quando appunto il santuario è stato chiuso 5 anni per lavori di consolidamento, e nel 2005 è stato restituito alla visita di tutti con questa sicurezza che si è trattato da parte di tutta una equipe di ingegneri del Politecnico di Milano, e faccio il nome solo il loro nome, però prima di loro ci hanno lavorato anche persone importanti, no? Che sono venute anche a mancare, e gli ultimi sono stati loro, l'equipe degli ingegneri con a capo l'ingegner Campagna, hanno realizzato queste fondamenta costituite da martinetti oleodinamici che sostengono il santuario, che sono controllati periodicamente e che assicurano, oltre a tutti gli altri interventi anche interni alle colonne per dare stabilità, hanno, ecco, dato al santuario la possibilità di ritornare ad essere un luogo di visite al sicuro, e nello stesso tempo, perché abbiamo riaperto con tanta solennità quest'anno, perché stiamo ultimando anche gli ultimi restauri di ricollocamento di quelle parti del santuario che erano state messe tolte durante i lavori del 2000-2005 perché non andassero perduti, e si tratta degli affreschi laterali e adesso, proprio in questi ultimi mesi, della volta centrale dove campeggia l'agnello immolato, e tutte quelle stelline che molte persone ricordavano guardando il cielo del santuario, che in effetti non sono tutte stelle. Le stelle sì, ci sono intorno all'agnello, ma poi si diramano tutte delle fiammelle dorate che con tanta maestria i restauratori hanno riposizionato secondo anche le richieste delle belle arti. Si tratta di fiammelle che ci dicono come dall'agnello immolato parte lo spirito che continua a illuminare l'opera di chi, in nome della propria fede, in nome della propria consacrazione, battesimale prima di tutto, poi religiosa, si operano perché quella gentilezza di cui abbiamo sentito parlare nelle ultime feste patronali possa diventare davvero quello stato d'animo e quella caratteristica di chi riconosce la presenza di Gesù e vuole seguirlo e annunciarlo agli altri attraverso delle scelte concrete.
Dalle parole che ha appena riferito Suor Marisa, si sente tutta la passione, tutta la fede, tutta la grande voglia di festeggiare, di celebrare due sante che hanno fatto per l'appunto la storia di Dovere e che attirano con la loro grandissima fede tutta la cittadinanza di Rovere, tutti i cittadini di Rovere e anche stranieri turisti. Ma questa fede, appunto, non solo porta alla festa per l'appunto che al 18 viene celebrata, ma anche una preparazione prima che se vissuta nel modo giusto, dimostra e fa capire appunto l'importanza di questo grandissimo evento. Sì, allora hai detto bene, più che festeggiare è celebrare queste due sante, celebrarle cogliendo la loro grandezza e proponendola proprio in occasione della loro festa alla riflessione di quanti frequentano il santuario quotidianamente, ma anche occasionalmente, vicini o lontani. Ne vogliono conoscere tutti gli aspetti, sia spirituali, sia sociali, sia culturali e, parlando del santuario, artistici. Quest'anno devi sapere che c'è un comitato sante, comitato festeggiamenti, non è lasciato soltanto a poche persone, si lavora insieme per realizzare il meglio. Il Comitato Sante ha pensato quest'anno a questo slogan, titolo, come l'ha fatto negli anni precedenti, Bartolomea e Vincenza, le nostre stelle gentili. Questa espressione è scaturita dall'enciclica del Papa Fratelli Tutti e ha voluto mettere in particolare evidenza la gentilezza di queste due donne, che si è concretizzata al loro tempo in gesti di carità spicciola, immediata, verso le giovani, verso i malati, verso i carcerati, verso chi era in qualsiasi situazione di bisogno. E che dicono a noi oggi, dopo tutto il cambiamento che stiamo vivendo, no? Sia a livello di mezzi di comunicazione, sia di relazioni sociali, ci dicono che questo stato, questa gentilezza che crea unione, che tra le persone va coltivato ed è anche per noi un invito ad assumere i loro tratti del cuore che per Bartolomea erano i tratti di Gesù, dolcezza, carità, umiltà. Per qualcuno magari non sono connotazioni avvezze, però Bartolomea le descriveva così, dolcezza, carità, umiltà. E queste feste patronali non si riducono solo al 18 maggio, naturalmente, ma vogliono sensibilizzare a partire anche dall'inizio del mese e così è stato anche per quest'anno. Abbiamo cominciato con la domenica 8 maggio, quando al Teatro Crystal la banda di Lovere insieme alla banda di Gavarina hanno aperto questi eventi con un bellissimo concerto dedicato alla pace. La presentatrice era appunto una nostra concittadina di origine ucraina e c'è stata una sinergia in quella manifestazione commovente perché le due bande hanno coinvolto anche gli alunni delle scuole del borgo che con le loro poesie e i loro testi
hanno annunciato il desiderio di pace che tutti abbiamo bisogno e che tutti invochiamo. Dopo questo c'è stato un evento culturale e artistico qui in santuario. L'architetto Agnese Penati, che segue i lavori che ha seguito i lavori da tempo e ultimi questi di restauro, a nome della congregazione, ha illustrato appunto l'aspetto edilizio e strutturale del santuario. E un giovane critico d'arte, Francesco Galli, che collabora con l'Accademia del Beato Angelico di Milano, e che ha approfondito già l'opera di Monsignor Spirito Chiappetta, l'architetto progettista, ha presentato il santuario nella serata di martedì, fatto parlare il santuario nella serata di martedì 10, con una abilità veramente accattivante e attraente. E poi ci sono stati altri eventi, eventi anche di carattere pedagogico, perché grazie al CIFA, il Comitato Italiano Femminile, all'oratorio e alla scuola paritaria Capitanio, che è la scuola di Bartolomea, abbiamo potuto incontrare un pedagogista che ha parlato alle coppie, ai genitori presenti, agli educatori presenti, del periodo dell'adolescenza e di come appunto accompagnare i giovani, così come avrebbe fatto Bartolomea, valorizzando le loro risorse, incoraggiandoli e cercando di cogliere quella provocazione che loro ci danno, che danno a noi adulti, di essere veri e testimoni, di essere esempi. Quindi eventi culturali, eventi artistici, eventi anche di carattere sociale, perché le offerte che anche in parrocchia vengono raccolte o di chi vuole segnalare una possibilità di contributi, quest'anno vengono comunque, al di là delle spese che l'organizzazione che il comitato prevede ha bisogno di fare, vuole devolvere per i profughi e i bisogni dell'Ucraina in questo momento. Poi molto significativa è stata la processione del 17, di martedì 17, che è una tradizionale processione realizzata anche negli anni scorsi in maniere diverse. Quest'anno magari il tragitto studiato poteva sembrare più breve, perché dalla Basilica ci siamo spostati al santuario attraverso le zone del centro in tre tappe, ma ci ha fatto pregare, ci ha fatto invocare per tutti i bisogni del nostro borgo e dell'umanità intera, e anche ci ha fatto riflettere appunto su alcuni paragrafi della Fratelli Tutti di Papa Francesco. Il 18 maggio poi, oltre alle messe in santuario celebrate dai nostri sacerdoti Don Giovanni e Monsignor Alessandro Camadini, al pomeriggio c'è stato il pontificale presieduto dal Vescovo Emerito di Fidenza, Monsignor Carlo Mazza, che assieme ai sacerdoti della zona ha lanciato il messaggio della carità, della croce, che sono i due aspetti delle nostre due sante che si compendiano, e ha fatto pregare tutti per le vocazioni intanto di speciale consacrazione come quelle religiose, ma anche per le vocazioni di tutti a rispondere in modo responsabile e grande alla chiamata che ciascuno ha. E ecco, e penso che sia tutto. Avremo ancora la rappresentazione della compagnia teatrale dialettale qui di Lovere, che si inserisce in questi eventi delle feste patronali proprio sabato 21 alla sera al Crista,
e ancora una sensibilizzazione all'aspetto delle adozioni delle famiglie che intendono adottare domenica pomeriggio 22, sempre al Crista. Così, ecco, ho detto in breve cosa consistono queste feste patronali. Quest'anno volutamente il comune, che ha dato la possibilità ai bambini di divertirsi in questi giorni nella domenica 15 con il clown di cui adesso non ricordo il nome, El Bekin, ecco, che si è esibito sia in piazza 13 Martiri come in piazza Vittorio Emanuele. Quest'anno il comune non ha inteso fare i fuochi d'artificio proprio per la situazione che stiamo vivendo e ha preferito dare la possibilità ai bambini nel pomeriggio di domenica 15 di divertirsi e di sentire anche che le nostre due sante avevano a cuore anche il divertimento dei bambini. Del resto Bartolomea stessa, durante i suoi primi anni di insegnamento, quando vedeva che i bambini erano un po' irrequieti e avevano bisogno di sfogarsi, partiva e andava intorno alla famosa torricella qui di Lovere per farli giocare. Ecco. Si rimane letteralmente incantati a ascoltare le parole che rispecchiano questa grandissima fede, questo grandissimo desiderio di celebrare per l'appunto le sante patrone del paese, che, come ha detto appunto un attimo fa la sorella, sono state nominate stelle gentili, umili e gentili. Una missione che continua ancora adesso, dopo così tanti anni, dopo un secolo e oltre. E stelle, una parola apparentemente debole, ma che invece ha una potenza nella fede, nell'illuminare il futuro delle prossime generazioni, del santuario stesso, della missione delle sorelle, ed illuminare la fede attraverso la loro missione, la loro intenzione da allora fino in futuro, un futuro che non si rispecchia purtroppo assolutamente roseo, ma che con l'immagine, appunto, con l'illuminazione di queste stelle, con Gesù Cristo Redentore in croce, riesce a illuminare il più possibile il buio che si fa un po' troppo forte di questo tempo. Sì, allora lo slogan infatti è partito, ha preso avvio dal fatto che sono ritornate a splendere sulla volta centrale del santuario le stelle. Le stelle ci indicano il cielo, come posso dire, anche le scale che avete visto distribuite lungo il borgo, sulla cancellata qui del santuario, vogliono, ringraziando l'associazione Allestendo Solidarietà, noi le chiamiamo le Signore dei Fiori, che hanno preparato questi addobbi, queste scale fatte di bambù e rese belle, in modo decorativo gentile, indicano proprio un cammino verso il cielo, cioè tutto concorre al cielo. Le stelle illuminano, le stelle brillano e le nostre due sante, appunto, che hanno già raggiunto la cima di questa scala verso il cielo, verso il paradiso, brillano di gentilezza.
gentilezza che, appunto, se mi permetti, la ritrovo ben descritta in un paragrafo della Fratelli Tutti di Papa Francesco, che parla proprio di questo. La gentilezza è uno stato d'animo che lo stesso San Paolo cita come frutto dello Spirito Santo, ed è uno stato d'animo che indica non asprezza, il contrario della rudezza, ma indica lo stato d'animo benigno, soave, che sostiene e conforta. E nella Fratelli Tutti si dice: la persona che possiede queste qualità aiuta gli altri affinché la loro esistenza sia più sopportabile, soprattutto quando portano il peso dei loro problemi, delle urgenze e delle angosce. E questo hanno fatto 200 anni fa le nostre sante, e noi come istituto cerchiamo di farlo ancora, portando avanti quelle opere che ci è consentito di portare avanti con tutta la passione che era anche la loro. La gentilezza è un modo di trattare gli altri che si manifesta in diverse forme: nel tratto, nell'attenzione, nelle parole, nei gesti, e comprende il dire parole di incoraggiamento che confortano, che danno forza, che consolano, che stimolano, invece di parole che umiliano, che rattristano, che irritano, che disprezzano. E diciamo che la nostra Bartolomea era attentissima a questo, eh? Ogni giorno lei si verificava sul suo linguaggio, sul suo modo di agire. E la Gerosa, che pur non ha lasciato molto di scritto, però lo dicono le testimonianze, che sul suo volto mite, pacato, si leggeva la sua disponibilità ad aiutare. Quindi stelle gentili lo sono state per prime loro. Ancora Papa Francesco dice che la gentilezza è una liberazione dalla crudeltà che a volte penetra le relazioni umane, dall'ansietà che non ci lascia pensare agli altri, dall'urgenza distratta che ignora che anche gli altri hanno diritto a essere felici. Oggi raramente si trovano tempo ed energie disponibili per soffermarsi a trattare bene gli altri, a dire permesso, scusa, grazie. Ecco, e queste tre parole sono quelle che Monsignor Camadini, nel suo congedo finale, alla fine della processione, ci ha lasciato come impegno, ciascuno nei propri ambiti: chiedere permesso, chiedere scusa, dire grazie. E del resto è il Papa che ce lo dice anche per primo. Ecco, eppure ogni tanto si presenta il miracolo di una persona gentile che mette da parte le sue preoccupazioni, le sue urgenze, per prestare attenzione, per regalare un sorriso, per dire una parola di stimolo, per rendere possibile uno spazio di ascolto in mezzo a tanta indifferenza. E tu, che sei arrivato qui per farmi parlare del santuario, posso dirti che le suore che si alternano in santuario, sia per la cura, sia per l'accoglienza di chi passa, e questo atteggiamento ce l'hanno: attenzione, ascolto, regalano un sorriso, dicono una parola, e siano esse italiane o provenienti da altre nazioni, perché d'estate arrivano francesi, tedeschi, olandesi, veramente anche da oltreoceano, avvertono anche solo nel modo di salutare questa gentilezza. E lo dico perché è doveroso che queste nostre sorelle, che passano ore qui, siano veramente riconosciute. Ti sente come? Garantisco. La pratica della gentilezza non è un particolare secondario né un atteggiamento superficiale o borghese, dal momento che presuppone stima e rispetto. Quando si fa cultura in una società, trasforma profondamente lo stile di vita, i rapporti sociali, il modo di dibattere e di confrontare le idee, facilita la ricerca di consensi e apre strade là dove l'esasperazione distrugge tutti i ponti. Noi i ponti non li abbiamo visualizzati, qui abbiamo visualizzato delle scale, e l'augurio che faccio così salutandoti, Mauro, è proprio di riuscire a portare, ecco, questa unità rappresentata dai ponti, dalle scale, anche tra le persone che tu avvicini, che tu intervisti, che tu fai parlare, perché siano raggiunte anche dalla gentilezza, e questa gentilezza si riversa. Ecco, l'hanno detto
anche i bambini che hanno parlato di un, hanno letto un testo durante quel primo concerto di cui ti dicevo, avevano proprio detto che la gentilezza attira altra gentilezza. Cioè, tu sorridi, sei gentile e ti ritrovi che anche l'altro, che magari aveva la faccia scura, ti rimanda un sorriso stupito. Riesce a donare un altro sorriso. Sì. Confermo, sì. Sì, un valore importantissimo che è unito a quel, appunto alla luce che le stelle Santa Bartolomea e Santa Vincenza riescono a donare, riescono a portare, nonostante sono già passati tantissimi anni dalla loro dipartita, riescono comunque a rilasciare sempre più forte, mi verrebbe da dire, dopo tutto quello che mi ha detto lei, dopo tutta la passione che viene messa ancora adesso, e all'illuminare appunto con questa grandissima fede il futuro, che bisogna appunto illuminare il più possibile in nome delle sante, in nome della loro missione e in nome di Gesù Cristo e della fede cristiana. Sono io che ringrazio tantissimo lei, mi complimento per la grandissima organizzazione, per la preparazione delle per la festa e per la festa stessa, e vi auguro di riuscire a proseguire con questa grandissima passione e con questa grandissima voglia di coinvolgere non solo i bambini, per l'appunto, che la loro gentilezza, che il loro sorriso, perché i bambini sorridono anche in modo tra virgolette ingenuo, tra virgolette ripeto, perché non è per niente una cosa una cosa assurda, di riuscire col loro sorriso e con la loro gentilezza di riuscire a proseguire questa grandissima opera. Grazie. La ringrazio tantissimo. Grazie a te. E grazie a tutti quelli che hanno ascoltato questa bellissima testimonianza. Grazie, Mauro.